Prima tappa, il Senato, dopo l'autorizzazione del Capo dello Stato alla legge di bilancio approdata a Palazzo Madama per l'inizio dell'iter in commissione, atteso in aula entro il 27 novembre. Il testo conta al momento 109 articoli, ma la maggioranza ha già deciso che non presenterà emendamenti. Grande compattezza rivendicano i partiti di governo per un'intesa ritrovata, soprattutto sulla cedolare secca per gli affitti brevi, anche sulle pensioni, confermata quota 103, cara la Lega, con 62 anni d'età e 41 di contributi, confermata anche la rivalutazione piena per le pensioni fino a 2.000 euro al mese. Il governo ha dovuto fare scelte dolorose anche rimediando a gravi errori compiuti in passato. Ma sul taglio delle pensioni e sui fondi alla sanità scatta la protesta dei medici pronti allo sciopero e critiche arrivano dalle opposizioni per una legge di bilancio bollata come debole e insufficiente. Noi avremo una finanziaria che impatterà moltissimo sulla vita delle persone, che non affronta minimamente il caro vita e non affronta assolutamente le soluzioni che tante persone si aspettavano. Venerdì invece atteso il Consiglio dei Ministri con il disegno di legge costituzionale, premier eletto direttamente, premio di maggioranza al 55% e norma anti-ribaltone. Al Capo dello Stato non spetterebbe più il potere di nomina, ma quello di conferire l'incarico al premier eletto, mentre manterrebbe il potere di nomina dei ministri, aboliti anche i senatori a vita.